Sottosegretario Bis in Consiglio regionale del Molise, ancora scontro sui costi, Romano tira fuori le carte, il centrodestra lo incalza, si tagli il vitalizio. A Pescara orrore sulla spiaggia, fa sesso con una prostituta, poi la deruba e la prende a calci e pugni, lei riesce a chiedere aiuto, 35enne arrestato dalla polizia. Il maltempo si abbatte sul Molise, diversi comuni contano i danni, San Giovanni in Galdo chiede lo stato di calamità e convoca consiglio comunale straordinario. La prima domenica di agosto, nel suggestivo scenario di Prato Gentile a Capracotta, come sempre va in scena la pezzata in tantissimi per la 58esima edizione. Dopo 10 giorni di ritiro a Castel di Sangro, il Napoli di Conte affronta il Girona davanti a migliaia di tifosi arrivati dalla Campania. Degrado al sovrappasso del termine, la Campobasso urina, sporcizia e disservizi, ma anche luogo di ritrovo notturno e microfoni di Teleregione e la voce dei cittadini che chiedono interventi. Infine lo sport con il calcio di Lega Pro, il Campobasso sceglie come rinforzo a centrocampo Luca Baldassin, classe 94. Ad Alba Adriatica ex calciatori si cimentano col footvolley nella Carro Summer Cup. Buongiorno e bentrovati con l'appuntamento con il nostro telegiornale in diretta per l'edizione delle 14 dagli studi di Teleregione. Lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo di politica, quella molisana, con la risposta e la replica che il centrodestra fa al consigliere Massimo Romano, che aveva tirato fuori le carte per quanto riguarda i costi del sottosegretario Bis, e il centrodestra dice Romano si tagli il vitalizio. Sentiamo tutto nel servizio. Sempre più duro e serrato lo scontro politico in via 4 novembre tra maggioranza e opposizione sulla questione del secondo sottosegretario, per la quale se da un lato prosegue l'idea delle minoranze sul referendum abrogativo, dall'altro il dibattito si è spostato sui costi. In un clima dove a riaccendere l'entusiasmo dell'opposizione ci ha pensato il risultato elettorale alle comunali a Campobasso, a fare i conti della serva è stato il consigliere Massimo Romano che ha reso noti i costi della segreteria di Vincenzo Niro, una somma necessaria pagare i dipendenti in un momento storico in cui i gruppi in consiglio regionale hanno lasciato i collaboratori senza stipendio da oltre un anno, paralizzando in molti casi l'attività stessa degli inquilini di Palazzo Daimmo. Budget, si ricorderà, stabilito dalla delibera di giunta del 27 dicembre scorso, che determina anche le cifre degli staff e dei ruoli attribuiti ai consiglieri di minoranze, su cui almeno all'epoca nessuno aveva sollevato polemiche. In effetti a rispondere a Romano ora sono gli stessi consiglieri di centrodestra, che all'esponente di Costruire Democrazia lo descrivono come incoerente e opportunista. L'accusa principale è che il giovane Romano, con radici nel centrodestra, abbia costruito la sua carriera politica su continui voltafaccia arrivati dopo sconfitte politiche, le comunali di Campobasso del 2009 e le regionali del 2013, dove l'opposizione feroce al PD, fatta tra l'altro anche alle amministrative di giugno dal candidato Pino Ruto, è stata ora superata dalla spartizione delle poltrone a Palazzo San Giorgio. E poi la stoccata sul vitalizio, già maturato da Romano durante il suo mandato in consiglio regionale dal 2006 al 2013, a cui oggi si aggiunge lo stipendio da consigliere che gira attorno agli oltre 11.000 euro. Perché Romano tace su questi aspetti della sua carriera, continuando a presentarsi come un paladino della moralità, chiedono dal centrodestra, da dove tutti i consiglieri lo sfidano pubblicamente a rinunciare al vitalizio, una provocazione che sembra essere solo l'inizio di uno scontro feroce, ad oltre un anno di legislatura in cui i toni sono stati forse eccessivamente pagati. Ed ora cambiamo argomento con la cronaca che arriva dalla spiaggia di Pescara, dove un 35enne, dopo aver consumato un rapporto sessuale con una donna di 23 anni che si stava prostituendo, l'ha aggredita brutalmente per derubarla, le ha sottratto i pantaloni per impossessarsi dei suoi soldi, l'ha colpita a calci e pugni fino ad arrivare a trascinarla per i capelli mentre lei tentava di fuggire.
fuggire, la ragazza stremata è però riuscita a chiedere aiuto e nel frattempo un passante che aveva notato la tremenda scena ha allertato subito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra mobile e della questura di Pescara e i poliziotti hanno soccorso la donna ed arrestato l'aggressore. Ed ora i danni del maltempo in Molise. Il sindaco di San Giovanni in Galdo che ha chiesto lo stato di calamità naturale e intanto mercoledì è stato convocato un consiglio comunale straordinario. Noemi Galuppo. Danni in Molise a causa del maltempo. Ieri pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta su alcune zone di Campobasso e dell'Interland. Il temporale ha causato disagi anche a Termoli nella giornata dei festeggiamenti di San Basso, con alcune strade allagate. Tra i centri colpiti nella provincia di Campobasso il comune di San Giovanni in Galdo. Danni ingenti sia ad abitazioni private che ad attività produttive e commerciali e ai raccolti. Completamente allagata la sede comunale, con danni al campanile e alle apparecchiature interne inutilizzabili a causa dell'acqua penetrata all'interno dei locali. Infangato ed allagato anche il cimitero comunale con alberi caduti e cappelle gentilizie con almeno 50 cm di acqua. Il sindaco di San Giovanni in Galdo, Domenico Credico, ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Al momento si sta procedendo alla stima dei danni e ai sopralluoghi dopo le innumerevoli segnalazioni dei cittadini. Mercoledì ci sarà un consiglio comunale straordinario per capire come procedere una volta avuto il polso della situazione. Intanto anche la parrocchia di San Giovanni in Galdo ha organizzato un momento di preghiera per tutti coloro che purtroppo hanno perso il raccolto. Intanto in Abruzzo la carenza idrica non è più sostenibile, siamo di fronte ad una vera e propria emergenza che si aggrava di giorno in giorno e che sta provocando gravissimi danni anche al turismo. A dirlo è il sindaco di Fossa Cesi, Enrico Di Giuseppe Antonio, a conclusione di un incontro richiesto da alcuni albergatori e operatori turistici della città che a volte non riescono più a far fronte nemmeno con l'ausilio delle autoclavi alla domanda d'acqua dei villeggianti. È necessario un intervento della regione e dell'ente regionale per il sistema idrico abruzzese, ha detto ancora il primo cittadino. Noi sindaci stiamo applicando tutte le misure per vigilare sull'uso corretto dell'acqua emanate dopo la riunione che si è tenuta giorni fa in prefettura a Chieti, ma non basta, occorre mettere subito in cantiere tutto quello che è indispensabile per porre rimedio a una carenza idrica che si trascina avanti da troppo tempo e che quest'anno ha toccato davvero l'apice, ha poi concluso il sindaco Giuseppe Antonio. Ed ora andiamo a Città Sant'Angelo con una spiaggia libera ed inclusiva in un paesaggio molto wild. Il comune ha infatti realizzato un percorso per le persone diversamente abili con tutti i servizi necessari. Valentina Ciarlanta. Uno scenario molto particolare in cui la foce del fiume Saline incontra il mare Adriatico e viene incorniciato da una spiaggia libera e selvaggia, spiaggia ora accessibile anche dalle persone con disabilità. Questa porzione di territorio di Città Sant'Angelo può definirsi ora inclusiva grazie all'investimento che il comune ha messo in campo, circa 25.000 euro, per creare un percorso, un gabbiotto per le sedie speciali che saranno utilizzate dagli utenti e dai volontari accompagnatori e servizi igienici. Un piccolo gioiello che per la Marina di Città Sant'Angelo è solo il primo step di un progetto ampio di riqualificazione, come ha spiegato il sindaco Matteo Perazzetti. Oggi vogliamo iniziare questa fase di riqualificazione del nostro litorale, che è un patrimonio unico. Lo facciamo abbattendo la barriera per i disabili e per poter far frequentare ai disabili del territorio pescarese anche il nostro piccolo mare. Iniziamo da questa piccola spiaggia per poi proseguire verso la parte, quella più cospicua, che porta verso Silvi.
diciamo, un fascino wild della nostra zona, forse uno dei pochi tratti lasciati ancora alla natura che vogliamo valorizzare nei prossimi anni, e lo faremo naturalmente con altri progetti. Presenti i vertici di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante e Mariangela Cilli, l'associazione che si batte da sempre per consentire alle persone che per anni non sono riuscite a godere del mare di accedere al litorale. Dopo tantissimi anni che facciamo capire alle amministrazioni pubbliche il significato della disabilità, questo è un esempio chiaro di come le barriere architettoniche vengono eliminate e come la disabilità scende drasticamente. Mariangela, parliamo di spiaggia, ma a livello generale qui nel Pescarese come siamo messi a barriere architettoniche? Noi facciamo battaglie tutti i giorni, quindi ci battiamo appunto affinché si possa creare una società realmente inclusiva e un ambiente universalmente accessibile. Questa è la spiaggia, è un grande passo avanti, forse l'obiettivo sarà davvero la realizzazione e forse l'ottenimento di una legge regionale che obblighi tutti i comuni costieri ad una spiaggia pubblica e inclusiva. Ritorniamo ora in Molise, dove, come di consueto, la prima domenica di agosto va in scena a Capracotta, nel suggestivo scenario di Prato Gentile, la Pezzata, uno degli eventi più caratteristici dell'estate molisana. Il servizio di Pasquale Damiani. Come di consueto, la prima domenica di agosto va di scena a Capracotta, nel suggestivo scenario di Prato Gentile, la Pezzata, la corretta gestione di un territorio creato da madre natura in un prato naturale. Sembra una delle storie che un tempo si raccontavano ai bambini, con i grossi caldai, il paese in fermento e alle spalle la scenografia del pianoro. L'alta cucina del popolo capracottese sale a Prato Gentile, un posto speciale. Quanto tempo ci si impiega per la Pezzata? Io ho 5 ore. No, minimo, massimo, almeno 5 ore. Partito quindi dalle prime luci dell'alba? Sì. Com'è? Siamo alzati alle 3:30 stamattina. Bene, può spiegare un po' come si cucina? La carne che già ci preparano loro, i macellai, poi dopo la mettiamo a cuocere, viene schiumata bene, dopo vengono messi gli ingredienti, poi si continua a schiumare se esce ancora qualche residuo ancora delle cose. E poi aspettiamo che si cuoce. La giriamo ogni tanto e buon appetito a chi la mangia. Tiziano Rosignoli, presidente della Proloco di Capracotta, una Pezzata quest'anno che ha riscosso davvero tanti consensi, grazie anche al volontariato locale. Principalmente al volontariato locale, a partire dai più piccoli ai più anziani. Proprio è una manifestazione che riunisce il paese in toto, tutte le fasce d'età di ogni ceto sociale. Proprio è una giornata, veramente una giornata dell'accoglienza, una festa della montagna più che una sacra. In quanti siete a lavorare qui? Io credo che più di 100 persone ci saremo, ma forse anche di più. Sotto l'abile regia del dinamico presidente della Proloco, Tiziano Rosignoli, i bravi cuochi e i loro aiutanti hanno proposto alle migliaia di visitatori piatti prelibati in una terra quasi incontaminata, ricca di montagne, dove è ancora possibile apprezzare i valori semplici della buona cucina, dell'ospitalità e del turismo all'aria aperta, dell'ambiente e della natura. Cosa rappresenta per la comunità di Capracotta la Pezzata, Sindaco? Ma insomma, credo che sia un pezzo della nostra storia, anche della stessa identità del popolo capracottese. Una storia fatta anche di sacrifici, le radici della transumanza, la pastorisi, anche se oggi il mondo sta cambiando perché ci sono tante difficoltà. Tuttavia, questa che è una delle prime 10 sagre d'Italia, certificate da Slow Food, quindi non lo dico io, resiste ancora ed ha un appeal incredibile. Intanto è la festa dell'ospitalità, cioè perché questa è una delle cose che caratterizza il popolo capracottese, l'essere un popolo molto ospitale, un popolo aperto. D'altra parte noi da alcuni anni abbiamo coniato il termine di Capracotta Montagna Aperta. Speriamo che ci sia attenzione anche da parte delle istituzioni, delle altre istituzioni, perché sono momenti di aggregazione anche, non soltanto di valorizzazione naturalmente dei prodotti nostri peculiari dell'agroalimentare, ma sono anche, dicevo, momenti di aggregazione, momenti per fare comunità. Ed è bello vedere tutto il popolo molisano che partecipa, e non solo il popolo molisano, perché la Pezzata ormai attira gente anche da altre regioni.
è diventata una sagra conosciuta un po' in tutta Italia. Insomma, noi speriamo che questa, che è la 58esima edizione, ne abbia ancora tante altre da fare davanti. Aspetta un po', aspetta, lo faccio per la radio. Vai, vai, c'è dai. Da Capracotta a Campobasso cambiamo ovviamente decisamente argomento per occuparci del terribile tanfo di urina, ma anche sporcizia di ogni tipo che si trova al sovrappasso del terminal a partire dall'ingresso su Via Mazzini e che nelle ore notturne, nonostante la presenza di telecamere, diviene luogo di ritrovo e degrado, ma anche l'ascensore non funzionante da troppi mesi. I cittadini denunciano e chiedono interventi per ripristinare civiltà e servizi. Li abbiamo sentiti per voi. Tanti cittadini di Campobasso che segnalano il degrado che contraddistingue il sovrappasso che da Via Mazzini conduce al terminal degli autobus nei pressi di Via Vico, sporcizia per terra ma soprattutto un odore nauseabondo di urina e poi l'ascensore che da mesi non funziona, quindi i pendolari costretti a camminare a piedi per un bel tratto di strada con i bagagli. Molti di loro sarebbero anche addirittura disposti a pagare un piccolo compenso per utilizzare il servizio e chiedono appunto che venga ripristinata in quest'area della città un po' di civiltà. Li abbiamo sentiti per voi. Io faccio spesso sopra e sotto Campobasso Termoli e prendo spesso il pullman e oggi c'ho la valigia piccola. Però quando ho la valigia più grande mi trovo in seria difficoltà. Da quanto tempo non funziona l'ascensore? Un annetto, perché mi pare che l'anno scorso pure col caldo non funzionava. Mi sembra di ricordare, non ci metterei la mano sul fuoco, ma un annetto. Quindi l'ascensore, ma anche, dicevo, odore di urina, sì, degrado. Sì. Soprattutto questa scalinata qua, soprattutto questa. Perché le altre bene o male sono anche aperte, questa che è tutta chiusa. Sì, si sente l'odore di urina e si sente che è urina umana. Molto degrado, sì. Ultimamente che l'ho visto è in uno stato proprio degradato, insomma, una cosa... Comunque ci vuole un po' di pulizia, un po' di cose, insomma. Comunque siamo anche noi. Aggiungerei ancora qualcos'altro, non toglierei. Siamo... Ancora non tocchiamo il fondo, ma quando lo toccheremo? Bisogna provvedere, penso che gli sforzi da produrre siano minimi, si può fare, ce la dobbiamo fare. Ed è scomparso oggi a quasi 103 anni il cavaliere Michele Montagano, molisano originario di Casa Calenda e sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. Montagano, testimone diretto delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, è stato deportato e internato nei lager nazisti nel dicembre del 2019. La città di Campobasso, come vedete dalle immagini, e l'ex sindaco Roberto Gravina riconobbero ufficialmente il suo valore straordinario proclamando cittadino benemerito e poi nel 2021 insieme all'intera amministrazione comunale sempre a Palazzo San Giorgio furono celebrati i suoi 100 anni con una cerimonia solenne. La storia di coraggio e sacrificio del cavaliere Montagano resterà un'importante testimonianza soprattutto per le future generazioni. E dopo 10 giorni di ritiro il Napoli ha affrontato in amichevole il Girona davanti a migliaia di tifosi a Castel di Sangro che sono arrivati dalla Campania per respirare da vicino il clima del ritiro della compagine allenata da Antonio Conte. Ancora Pasquale Damiani.
Tantissimi tifosi del Napoli che hanno raggiunto Castel di Sangro per stare vicino alla squadra in questa seconda fase di precampionato dopo Di Maro. Si ha difficoltà a quantificare l'invasione dei tifosi azzurri nella cittadina abruzzese. A Castel di Sangro sono arrivati ogni giorno migliaia di tifosi. In tanti vengono anche solo per respirare il clima del ritiro del Napoli, entrano allo stadio e visitano il Palasport. Che cosa non si fa per il Napoli? Si fa di tutto, sempre di tutto. La passione è passione. Quest'anno sarà l'anno della rivalsa? Speriamo, peggio dell'anno scorso non si può. Effettivamente dobbiamo migliorare e ci sono buone prospettive. Credete in Conte? Diciamo di sì, è un bravo allenatore, però onestamente dobbiamo sempre ricordare il passato. E il passato un po' il cuore ce lo fa stringere. Speriamo che la professionalità venga fuori. Qual è il tuo giocatore preferito? Il mio giocatore preferito al momento è Kvaratskhelia. Per te? Osimhen. Siamo venuti stamattina dalla Calabria, da Castrovillari, Napoli Club Castrovillari. Siamo venuti a vedere la partita oggi. Domani andiamo via. È più forte di noi questa passione. Che dobbiamo fare? Quindi un calabrese che ti fa Napoli? No, io sono napoletano, nato a Napoli e poi... Trasferito in Calabria, sì, con la famiglia praticamente. Conte ispira fiducia? Sì, tanta fiducia. Abbiamo visto questi allenamenti, queste partite, questi amichevoli, non abbiamo preso gol, che è una cosa straordinaria e non si vedeva da 2 anni. Forza Napoli! Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, traccia un bilancio di 10 giorni di ritiro. Intanto tanta fatica, perché è una iniziativa complessa che dura parecchi giorni, parliamo di 15 giorni, che sono pieni di iniziative, di attività, parliamo di amichevoli, parliamo di autografi, parliamo di incontri con il pubblico in piazza, parliamo di conferenze stampa, quindi tutto un continuo di attività complesse, delicate, che tra l'altro implicano misure di ordine pubblico piuttosto rigorose e ovviamente anche un po' l'entusiasmo che si è riacceso con Conte ha rideterminato un flusso di tifosi piuttosto consistente. Un contratto milionario con il Napoli per 12 anni che aveva fatto gridare allo scandalo, ma i risultati sono evidenti, una forte ricaduta sul piano dell'immagine e soprattutto dell'economia locale. Questo senz'altro è evidente, è un dato che viene rilevato ovviamente da tutte le attività, si conferma ovviamente una scelta strategica dal punto di vista dello sviluppo turistico e non, ma in ogni caso una promozione di grande livello, forse la migliore in assoluto. Intanto a Termoli, in Molise, è stata celebrata la messa dell'Aurora in onore di San Basso con una folla di fedeli che all'alba di questa mattina si sono ritrovati al porto. La celebrazione presieduta dal Vescovo De Luca ha visto la partecipazione delle autorità locali e si è poi conclusa con il rientro della statua del santo in cattedrale. Sentiamo. Come sempre il giorno dopo dedicato al suo santo patrono, la città di Termoli ha celebrato la tradizionale messa dell'Aurora in onore di San Basso, evento particolarmente sentito dalla comunità. Alle 6 del mattino una folla di fedeli si è riunita davanti al mercato ittico del porto, con molti arrivati anche prima per assicurarsi un posto a sedere. La celebrazione eucaristica che ha chiuso la veglia notturna e preceduto il rientro della statua del santo in cattedrale è stata presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca, affiancato da Don Sergio Carafa e dal parroco della cattedrale Monsignor Gabriele Mascilongo. In prima fila presenti diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco Nico Balice, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, la procuratrice Elvira Antonelli e il comandante del porto Giuseppe Panico. L'omelia si è concentrata sul Vangelo del giorno, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci e il senso di un'esistenza da declinare non nell'egoismo ma sulla condivisione. Importante il
messaggio finale con cui il Presule ha rappresentato lo stato dell'arte del progetto di villaggio Laudato Si, che proprio nel San Basso liturgico del 5 dicembre 2020 ebbe inizio grazie alla donazione di un privato. L'opera per mettere al centro i più deboli è ormai al decollo, dopo un po' di controversie burocratiche. Dopo la messa, la statua di San Basso è stata poi riportata in processione verso la cattedrale, segnando l'inizio di una giornata di celebrazioni che continueranno con altre funzioni e la tradizionale processione serale. Intanto a Rocca Raso si conclude il Festival degli Aquiloni, simbolo di libertà e spensieratezza. Sonia Paglia. L'undicesima edizione del Festival degli Aquiloni, organizzato da Rocca Raso Vola, rappresenta un potente simbolo di libertà. Quella libertà di vedere il cielo come un'immensa tela su cui dipingere i sogni e le aspirazioni di grandi e piccini e riscoprire il contatto con la natura. Quel piacere di stare all'aria aperta, di sentirsi parte di un ambiente naturale da rispettare e preservare. La scelta di materiali ecosostenibili per gli aquiloni e le attività del festival riflette questo impegno verso la natura. Nel corso degli anni, gli aquiloni sono diventati simbolo di speranza in molte culture. Volare un aquilone può simboleggiare l'aspirazione a superare ostacoli, a lasciare andare le preoccupazioni e a raggiungere nuove altezze. Per i partecipanti al festival, vedere il proprio aquilone salire nel cielo può essere un momento di grande emozione e riflessione, un promemoria che la libertà e la speranza sono sempre a portata di mano. Ogni aquilone che si alza in volo è un sogno, un desiderio, una piccola parte di ciascuno di noi che cerca di toccare l'alto. Partecipare a questo festival significa celebrare la libertà di essere se stessi, di creare e di sognare senza limiti. Eccoci qui a Rocca Raso Vola, siamo alla Remogna, questa è la 11ª edizione di questa bella manifestazione che è cominciata piano piano, quasi in sordina, ed è cresciuta ogni anno e ha abbracciato sempre più gente. Adesso raggruppa tanti aquilonisti da tutta Italia e da un paio d'anni anche qualcuno internazionale. E la cosa meravigliosa di questo evento è che richiama tantissime famiglie con i bambini. I genitori tornano bambini, i bambini si divertono a guardare i genitori che giocano con loro. Noi con tutti gli aquilonisti siamo diventati una grande famiglia, ci si vede una volta all'anno, ma è come se vivessimo insieme da sempre. E la cosa bella è che riusciamo a trasmettere anche a chi viene qui a vivere anche solo per un paio d'ore questo festival, questo senso di famiglia, di spensieratezza. Ed ora, prima delle notizie sportive, vediamo insieme che tempo ci aspetta per domani sull'Abruzzo e sul Molise con le nostre previsioni meteo. Previsioni del tempo per lunedì 5 agosto su Abruzzo e Molise. In Abruzzo la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento entro fine giornata, venti deboli e mare poco mosso. Vediamo ora le temperature. L'Aquila minima 18, massima 30 gradi, Pescara minima 24, massima 29, Chieti 22-32 gradi, Teramo minima 20, massima 32 gradi. In Molise l'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane in esaurimento la sera con residua nuvolosità, venti deboli, mare poco mosso. Vediamo ora le temperature. Campobasso minima 19, massima 31 gradi, Isernia 20-34, Termoli 23-31 gradi, Venafro minima 21, massima 37 gradi. Ed ora lo sport con il calcio, con la Serie C, con il Campobasso che sceglie a centrocampo Luca Baldassin, classe 94. Il calciatore ha iniziato nelle giovanili dell'Udinese, poi il passaggio e Lega Pro. Nel suo curriculum calcistico ha indossato fra le altre la maglia del Chievo, Verona, del Padova, del Catanzaro e della Viterbese, e nelle ultime ore ha firmato appunto con il Campobasso. Sono contento di vestire la maglia rosso
Rossoblù ha detto: arrivo con qualche settimana di ritardo, ma mi metterò subito al passo con i compagni. Ringrazio il mister, il direttore ed il presidente per lo sforzo fatto e non vedo l'ora di iniziare. Il mio obiettivo è quello di cercare di fare il meglio possibile. Partiamo come squadra neopromossa e quindi è prioritario raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, ha detto il calciatore. Ed ora andiamo ad Alba Adriatica, dove ex calciatori si cimentano con il foot volley grazie alla Carro Summer Cup. Sentiamo. Folla, divertimento, musica e sport sulla spiaggia di Alba Adriatica nella prima edizione della Carro Summer Cup, torneo di foot volley che prende il nome dal suo ideatore Morris Carrozzieri, ex difensore centrale di Sampdoria, Arezzo, Palermo, Lecce, abruzzese doc. Il Carro, così come lo chiamano gli amici, insieme a Stefano Rapali e a Sandro Zivelli, ha organizzato un mini campionato di una disciplina molto in voga in questo momento, il foot volley, appunto, con giocatori VIP, ex calciatori ed ex allenatori come Serse Cosmi, che per l'occasione si è calato nei panni del DJ con molto successo. Ringrazio tutti questi amici che sono venuti, da Bocinov che è venuto da Sofia, da Mauro Milanese il mio direttore che è venuto da Trieste, quindi sono persone, dal mister Serse Cosmi che è partito da Perugia, sono persone, ecco, Jeddah che è venuto da Milano, persone che il calcio a volte vuol dire che lega anche nella vita privata. Il messaggio alla base dell'iniziativa è il benessere coniugato ai corretti stili di vita e il progetto è stato supportato anche dagli enti locali, come evidenziato da Rapali. Io voglio ringraziare tutti i nostri collaboratori e soprattutto anche l'amministrazione di Alba Adriatica che ci ha dato questa opportunità. Volevo ringraziare tutti i calciatori che sono stati portati dalla Carro Summer Cup, da Morris Carrozzieri. A piedi nudi a scalciare il pallone anche Augusto Gentilini, Antonio Chimenti, David Di Michele, ospiti volti del giornalismo come Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, e Maurizio Compagnoni di Sky Sport. L'evento è molto divertente, devo dire che Morris Carrozzieri ha avuto una grande intuizione, ha coinvolto tutti i suoi amici, c'è una bella atmosfera, voglia di divertirsi, insomma vedo che le persone sono contente, insomma è una bella iniziativa. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, sul nostro sito internet www.teleregionetv.it, dove trovate tutti i servizi andati in onda. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto.